Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi nuovo video decluttering di makeup, skincare e prodotti per i capelli. Ho fatto veramente una pulizia super profonda, sono stata cattivissima. Qua per farvi capire ho una busta piena di prodotti da regalare e molti li ho dovuti buttare perché erano scaduti. Ovviamente io non posso regalare i prodotti usati e soprattutto scaduti, di conseguenza ho cercato di selezionare tutti i prodotti nuovi che non ho mai utilizzato e che nel giro di poco non avrei utilizzato, quindi preferisco regalarli. È un video lunghissimo perché ho deciso di filmare in maniera integrale tutto quello che ho fatto, quindi spero che vi tenga compagnia, anche se non sono solita fare video così tanto lunghi. Nell'ultimo decluttering, se non sbaglio, mi avevate detto che volevate vedere di più e quindi spero che così vi possa tenere compagnia e vi possa interessare maggiormente. Siccome è un video lunghissimo, non parlo più, vi lascio al video. Un bacio. Sono le 9 e 12 e iniziamo subito con questa prima parte. Qui troviamo questi due che sono delle fragranze per il diffusore, quindi assolutamente le teniamo. Questo olietto di Nuxe che in realtà ho comprato e non ho mai usato perché non so come utilizzarlo. Sui capelli mi hanno detto che non fa praticamente nulla e sul viso io non lo so. Corpo mi ispira già di più, quindi vabbè, lo teniamo e gli diamo una nuova chance. Qui poi ci sono delle mini size di prodotti che sono comode per il viaggio. Per esempio questo è un contorno occhi in gel di Lumen che è molto molto buono. Mini olietto di Charlotte Tilbury. Questo contorno occhi che sta quasi per finire, quindi lo teniamo e lo finiamo. Un profumino che non so cosa ci faccia qui, quindi lo togliamo. E qua ci sono queste mini size sempre di Lumen che avevo trovato nel calendario dell'avvento. Le togliamo e diamo una pulita. Questa qui crema di Zaia. Non ce n'è dentro tantissima, la devo finire, solo che è un pochino troppo grassa secondo me per questa stagione. Per finire questa qui che era per le sopracciglia che però butterò e me l'avevano data quando avevo fatto il microblading, questa devo buttare. Iniziamo a pulire, a spruzzare un po' ovunque. Da questo lato abbiamo due prodotti per i capelli di Mulac che sapete che io adoro, quindi ovviamente li terremo entrambi. Questo è un olietto che utilizzo per fare gli impacchi magari prima di lavarli, mentre questa è un'essenza ristrutturante. Nei cassettini, nel primo abbiamo sempre due mini size di Lumen e poi due porta lenti a contatto. Sotto invece abbiamo le lenti, dobbiamo fare un refill. Anche perché le ho ordinate, mi sono arrivate ieri, quindi refilliamo. Per me è super comodo avere le lenti così. Queste qui dietro sono vecchie, perché hanno una graduazione sbagliata, ma le tengo per le emergenze. Qui dietro nulla di che, ci sono solamente dei dischetti di cotone. Questo è un tonico che in realtà non è quello di Florence, ma è di Mulac. Ha la vitamina C e l'ho messo qui dentro perché è molto più comodo prelevarlo in questo modo. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Allora, innanzitutto la mia cremina salvavita. I brufoli la teniamo assolutamente. Questa è una maschera da notte di Belif. Non ce n'è più all'interno, quindi lei la buttiamo. Una base per il make-up di Bobbi Brown, questa mi piace molto. Questa è la crema che sto utilizzando al momento, idratante. Un'altra crema del momento di Uriage con SPF, teniamo. Questo siero con SPF, teniamo. Siero contorno occhi di L'Oreal, teniamo. Questo è finito, non so perché sia ancora qui, molto molto buono questo prodotto. E siero Milf di Mulac teniamo. Direi di pulire questa spazzola assolutamente. Questi rossetti di MAC che vedete qui hanno un sacco di anni. Molti sono in edizione limitata. Questo qui, per esempio, è di Brook Candy. Oppure questo qui per il film Crudelia. Li tengo semplicemente per collezione. Anche questo in edizione limitata. Ce ne sono anche altri due.
questo e anche questo qui. Qui ho ritrovato anche un contornocchi di Lumen che mettiamo insieme all'altro di L'Oreal. Allora, qui dietro ci sono un sacco di matite per le labbra. Vediamo un po'. Mentirei se vi dicessi che le ho utilizzate tutte. Però direi di tenere queste qui rosa che sono nuove di Mulac. E le altre vediamo che cosa farci. Tipo questa matita di Essence io la usavo quando andavo in prima superiore. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, mi sento male solo a dirlo, direi che può essere buttata. Ok, queste qui le teniamo. Poi qui dietro abbiamo un setting spray, questo per fare i massaggini al viso. Questo siero assolutamente lo diamo via perché mi ha fatto uscire uno sfogo assurdo, quindi ciao ciao. Questo siero per le ciglia che al momento non uso perché... l'extension. Questo è uno scrub labbra, non è male, anzi l'acido ialuronico con olio di argano e un sacco di altri oliettini, quindi lui lo teniamo. Questo è un aggeggio per il viso con tutti dei mini aghetti che io non ho mai utilizzato, quindi ce l'ho da anni ed è la volta buona che lo buttiamo. Qui ci sono un pochino di rossettini, sarà un balsamo colorato di MAC con un po' di menta e l'ho usato tantissimo. Bel rosso di Clinique, io non uso i rossetti rossi quindi abbastanza inutile. Un gloss di Kylie, questi qui di Mulac sono molto carini, sono i My Lip Toy, sono dei balsami labbra colorati. Questo è un rossetto trasparente con all'interno un fiorellino e si adatta al pH della vostra pelle, quindi si colora in base a quello. Io ho una serie infinita di pettinini per le ciglia, le sopracciglia. Tutte le volte che vado a fare l'extension Dani me ne dà uno e quindi sono tutti qua. Do una pulita e risistemo questa parte. Questa è l'ultima parte per quanto riguarda il mobile sopra e abbiamo tutti i pennelli. Devo comprarne un altro come questi, però li vendono solamente in set da 4 e non saprei cosa farmene degli altri 3. Ma questo qui è rotto perché li mettevo sempre ad incastro e niente, si staccano i pezzi. Ci sono anche dei prodotti, ovvero due acque profumate di Sol de Janeiro, quella al pistacchio e questa qui al gelsomino e dragon fruit. Un profumo per capelli e corpo e un fissante, questo qui era super carino, di She Glam. Abbiamo trovato una soluzione perché buttando un po' di pennelli vecchi sono riuscita a fare spazio per questi qui di Real Techniques, che sono quelli che uso più spesso. Qui sotto invece ci sono le palette, sapete che non le uso praticamente mai, però non mi va di buttarle, quindi le tengo qui e non si sa mai, può sempre servire qualcosa. Ora che abbiamo finito tutta questa prima parte andiamo a farci un caffè, quindi pausa coffee. Guardate che meraviglia, caffè, cambiamo cavalletto, possiamo cominciare con il cassetto. Partiamo dal primo, contiene le basi e i fondotinta. Questa è una base pazzesca per il make up, tra l'altro ha un profumo buonissimo, fa da crema idratante, primer e maschera idratante, quindi questa qui se la trovo anche in full size devo assolutamente ricomprarla. Questi due prodotti di Mulac, una dovrebbe essere la base e l'altro il fondotinta. Ci sono anche tantissimi primer di Smashbox, li teniamo tutti tranne questo che probabilmente è l'unico scaduto e non si può più usare. Questa non è male, forse non l'ho mai usata perché è troppo scura, non so il motivo per cui io non l'abbia mai usata. È una crema colorata con SPF 25, no, in realtà mi sembra che sia abbastanza giusto, non lo so perché non l'ho mai usata. Teniamola di nuovo. Questi erano i miei fondotinta preferiti quando usavo il fondotinta, questi di Catrice, super low cost, rimanevano molto idratanti e luminosi sul viso e non facevano l'effetto mascherone. Uno dei due è più vecchio dell'altro, quindi lo butto e uno lo tengo per scorta. Questo è un primer di Elf, penso di non averlo mai usato se non svuotato col dito,
perché non mi fanno impazzire i primer. Questi due fondotinta sono vecchissimi, li ho sempre tenuti perché ho sempre detto un giorno li userò, ma sono troppo chiari, mi erano stati inviati e hanno una colorazione troppo chiara per me, quindi addio. E poi davvero hanno tantissimi anni, non posso neanche regalarli perché sono sicuramente scaduti. Base per ombretto di Mulac. Questo di Diego Dalla Palma era una base per il make up illuminante. Si può dare una seconda chance. Ha anche SPF 20, quindi teniamo. E per finire, questo qui è un sempre primer con SPF 30. Pulisco e rimetto dentro i prodotti che abbiamo tenuto. Passiamo ora a questo dove ho messo i correttori. E allora, c'è da dire che ci sono tutti questi prodotti sotto di NYX e anche questo di Maybelline che sono molto molto vecchi, quindi li ho sempre tenuti, ma mi sa che ne tengo forse uno di questi che ho incartato. Per il resto li dobbiamo buttare perché non si possono più usare. Questo è il mio correttore preferito del momento, l'ho scoperto per caso ed è ottimo. Questo qui è finito, ho già quello di scorta ed è di Deborah, fantastico. Lo uso semplicemente sulle occhiaie oppure per coprire qualche brufoletto, ma io lo adoro. E questo qua appunto da mettere insieme a tutti gli altri. Direi allora che questo divisorio possiamo utilizzarlo per qualcos'altro e i correttori li mettiamo qui dentro. Questi più piccolini contengono dei glitter o comunque degli ombrettini così in crema e quindi li lasciamo. Allora, iniziamo con questo che è il primo. Abbiamo una cipria di Elf in polvere libera, la teniamo. Di Kylie abbiamo questo blush che è super carino e anche l'illuminante, molto carino. Anche se in realtà il mio illuminante preferito, Wet n Wild, guardate si è rotto qua, ma vi giuro che questo sarà il quarto, quinto che compro, illumina, che è una meraviglia, quindi questo è ottimo. Un illuminante di Mesauda, questo di Iconic London, carino questo perché non l'ho mai usato. Una cipria di Mulac, una cipria di Guerlain con la sua spugnettina, questa cipria di By Terry e per finire un blush di Slick. Se riesco ad aprirlo, vabbè, fidatevi di me. Ho tenuto tutto tranne questo qui di Mesauda che non lo so, non mi fa impazzire. Posso regalarlo a qualcuno, quindi lo teniamo da parte. Passiamo ora a questi prodotti. Questi sono di She Glam e mi sono ricreduta tantissimo sulla qualità di questi prodotti. Il blush lo adoro. Si chiama Risky Business e ho anche due illuminanti che però, devo dire la verità, non mi fanno impazzire. Ho questo più doratino e l'altro invece è un pochino più freddo. Li teniamo comunque entrambi. Ci sono dei glitter perché in questa palette rosa tutta brillantinata stupenda di Mulac ho messo una selezione di queste cialdine che mi hanno inviato e le altre sono così libere. Questi glitter sono pazzeschi, vi giuro. Questi altri glitterini di Elf li ho adorati, infatti alcuni sono anche finiti, però stanno bene così, sono giusti di numero, quindi li tengo tutti. Questo di Diego Dalla Palma bellissimo, il problema è che mi è arrivato tutto rotto, quindi è un po' difficile da usare, è super super illuminante per gli occhi. E questo invece per le sopracciglia di Benefit lo tengo, anche se le sopracciglia ce le ho tatuate, quindi non mi serve più. Qui abbiamo dei reperti storici che tengo un po' per ricordo. Come vi dicevo prima, ci sono delle edizioni limitate di MAC, per esempio questa qui era dei Troll, poi questa sempre di MAC. Questo non mi fa impazzire, potrei regalarlo, mentre questa era una palette illuminante di Estée Lauder che veramente ha tantissimi anni, però la tengo perché era tipo di mia mamma. E qui abbiamo due ciprie in polvere libera, questa di MAC in collaborazione con Patrick Star. Ovviamente mi si è scaricata la videocamera, nel frattempo ho rimosso tutto lì per poi pulire bene e ho lavato anche con estrema cura la mia spazzola.
l'ho lasciata a bagno in acqua tiepida e alcol, l'ha tolto di tutto, quindi mi raccomando, importante, lavate sempre le vostre spazzole. Questi forse sono i prodotti che utilizzo di meno. Qua abbiamo questo gel per sopracciglia di Mulac che è pazzesco, ve lo super consiglio, e quindi non dovrebbe stare qui, ma vabbè. Un po' di mascara per le emergenze, perché in realtà avendo l'extension alle ciglia non li uso. Ne abbiamo 4, uno di Diego Dalla Palma, uno di Mulac. Questo qui lo utilizzo spesso per le ciglia inferiori perché ha questo scovolino che le separa per bene e non crea grumi. Questo di Lumen che non ho mai aperto perché non voglio rovinarlo, siccome non lo utilizzo. E uno di Bobbi Brown che ho trovato in un calendario dell'avvento, se non sbaglio. Poi vi avviso, sono piena di eyeliner e matite nere. L'unica che utilizzo è questa qui di Diego Dalla Palma marrone, la numero 72. La adoro, mi piace tantissimo la matita marrone, perché trovo che quella nera sia troppo pesante per il mio occhio. Bisogna guardare un po' quali eyeliner ci sono, perché non tutti. Alcuni saranno scaduti. Questo qui marrone di Mulac, carino, dovrei provare a farci le lentiggini con questo. Ho provato tutto sulla mano e queste sono quelle da buttare, perché sono o scadute, oppure per esempio questa qui di Anastasia per le sopracciglia completamente secca e non scrive più. Questi sono da regalare, sono praticamente matite nere semplici e un eyeliner, mentre queste tutte le cose da tenere. Ora vado a lavarmi la mano. Passiamo ora al reparto labbra. Come penso abbiate notato, sono piena dei miei pennarelli di Kiko, quindi ovviamente loro li teniamo. Questo in realtà è un blush, non so perché sia qui. Un lip balm, anche questo da spostare. Gloss di Elf. Questo prodotto di Kiko l'avevo preso, mi pare, per avere la spedizione gratuita, ma non mi piace per niente, no. Un effetto strano sulle labbra, poi è un colore che non mi sta bene. Un altro gloss di Elf, questo molto carino, rimpolpante e molto molto brillante. Questa matita è praticamente una cera da mettere intorno alle labbra in modo da non far sbavare il rossetto. Un altro lip balm da togliere da qui. Questo di Wycon, io questi rossetti liquidi non li uso più. Questo gloss di Mulac carino. Questo di Kylie con un pack vecchissimo, possiamo dirgli addio. Gloss di Lumen lo teniamo. Questa di Mulac la regalo. Questo è un altro gloss di Elf che tengo. E anche questo gloss di Douglas e questa matita di Mesauda che ha un colore molto molto bello. Abbiamo l'ultimo scompartimento del cassetto. Questo è uno scotch di carta che utilizzo quando metto la cremina di Uriage per coprire il brufolo e non sporcare in giro. Dentro abbiamo un gel per le sopracciglia ancora nuovo, quindi lo teniamo. Questi blush di She Glam della Picnic Collection sono molto carini, quindi anche loro li tengo. Questi sono dei fondotinta compatti di Diego Dalla Palma, ma anche usati come bronzer, sono pazzeschi, quindi possiamo dargli un altro uso. Palettina, penso mai utilizzata, regalo. Qui dietro prima c'erano delle ciprie che ho rimosso, abbiamo due rossetti di Diego Dalla Palma e questa cipria che però non penso utilizzerò mai, quindi la regalo, anche perché è totalmente incartata. Come potete vedere qui ci sono vari rossetti che non andrò a tirare fuori perché li terremo tutti e semplicemente do una spolverata. Questi gloss sempre della Picnic Collection di She Glam sono molto carini. Poi abbiamo questi di MAC che però... questo era Velvet Teddy, mi sa. Esatto, bellissimo questo. Forse lo tengo fuori. Vediamo se questi ci stanno, perché sennò non so dove metterli. Qui. Ok. Giriamo così si vede il nome. Io non amo i rossetti così, però ogni tanto mi viene voglia di metterli, quindi li tengo. Solo che proprio mi dà fastidio il prodotto sulle labbra. Un aggeggino fighissimo per le spazzole, perché praticamente
vi toglie i capelli. Dovete passarlo così e rimangono i capelli qui. Gloss di Anastasia Beverly Hills lo teniamo. Questi di MAC li teniamo. Questo di Kylie, semplicemente perché è di Kylie e non mi va di buttarlo, probabilmente è anche usato, quindi non posso nemmeno regalarlo. Non so perché sia qui, ma abbiamo un blush. Siamo quasi per finire. Questo qui di Lottie London mi piaceva un sacco perché praticamente applicavate il colore e poi una volta sulle labbra comparivano i brillantini. E un'altra di Mesauda. Un'altra di Mesauda. Questo colore non mi fa impazzire, quindi lo darò via. Questo è un lip balm troppo tenero, quindi lo teniamo. E questo è un rossetto che avevo trovato nel calendario dell'avvento di Min, di un brand coreano, se riesco ad aprirlo. Il packaging è bellissimo, il colore non è male, voi lo vedete un po' più aranciato, però carino, quindi lo teniamo. Da questo lato invece ci sono tutte le spugnette, questa è quella che sto utilizzando al momento, ma siccome ha davvero tanto 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 tempo la cambiamo. Qua abbiamo anche uno scoccino per i vestiti, quindi se avete dei vestiti scollati lo applicate sulla pelle, è biadesivo, l'ho preso su Amazon, molto comodo. Delle spugnettine piccoline, questa non va qui, e dei colliri. Facciamo un cambio di... E ora pulisco tutto l'interno del cassetto, che è un disastro. Allora, il cassetto è pulito, purtroppo è macchiato in alcune zone, ma ho questo mobile di IKEA da anni e rimettiamo all'interno i vari prodotti. Ed ecco qui tutto finito, ordinato anche il cassetto. Qui nello scompartimento che abbiamo liberato ho messo i miei prodotti di skincare in modo che possa prenderli più facilmente senza spostare tutto ogni volta. Quando erano qui spesso cadevano, ecco, si formava del disordine inutile, quindi li ho messi qui. Ora è il momento di occuparci di questa zona qui che è piena di prodotti. Tiriamo fuori tutto, li metto dove eravamo prima e vediamo che cosa tenere, cosa regalare e cosa buttare. Ho tirato fuori tutto, manca ancora una scatola, però per il momento iniziamo da questi. Qui tengo principalmente le mie maschere, vediamo un po' che cosa c'è. Questa è una maschera all'argilla sia per il viso che per il corpo e l'ho presa appunto da fare sul corpo nelle zone un pochino più problematiche. Dei patch per gli occhi di Pixi e ho un'altra confezione, sono ancora nel loro pacchettino con cui me li hanno inviati. E li sistemiamo dopo. Però è pieno di maschere. Cos'è questa roba? Non c'entra niente. Trattamento per i capelli. Un altro trattamento per i capelli. Sono anche varie maschere in tessuto che però sto utilizzando un po' meno. E anche non in tessuto, tipo questa con... questa è per fare le bolle. Era un po' un meme in realtà. Altre maschere, trattamenti per i capelli, patch per i brufoli, ma a me non funzionano, preferisco la mia cremina. E, ok. Poi abbiamo anche questa maschera di Pixi che è autoriscaldante. Altre maschere, questa di Mulac purificante è la mia preferita, maschera alla vitamina C, un burro struccante di Belief e una cremina. Mettiamo tutto qua, lasciamo com'è. C'è anche questa maschera che io adoro ma è praticamente finita.
Qui ci sono dei prodotti per i capelli in formato travel size, in modo da portarli in vacanza. Un SPF che potrei tirare fuori, così la metto. E al suo posto mettiamo questo acido mandelico di The Ordinary, che non so se mai userò. Questa parte è tutta perfettamente ordinata. Possiamo proseguire con questo disastro. Abbiamo uno shampoo secco di Mulac che in realtà è finito. Non pensavo di averlo usato così tanto, invece l'ho finito. Questo è comodissimo per chi utilizza le lenti a contatto, perché potete metterle via qui. Qua avete la boccettina per mettere all'interno il liquido. Questo invece è un gel igienizzante per le mani alla fragola. Buonissimo, davvero ha un profumo pazzesco. Questo prodotto per i capelli lo sto utilizzando nell'ultimo periodo, mi ci sto trovando abbastanza bene. Promette di fare tutte queste cose, io non so quanto fidarmi, però non è male. E qui abbiamo tutte queste mini size di cremine di Lumen che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento. Le tengo anche queste qui perché sono davvero comode per quando si viaggia. E abbiamo anche una mini size di acqua micellare, quindi queste qua le teniamo tutti. Qua abbiamo anche una scorta del mio pennarello di Kiko che tengo con tanto 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 amore e lo lascio lì fino a quando non si scaricheranno gli altri. Ok, questa è la parte più difficile perché qui i prodotti non ci stanno, quindi dovremo basarci un po' su quando mi sono arrivati e se sono scaduti o meno, perché non possiamo tenere tutto. Per chi non lo sapesse, per vedere la scadenza basta guardare qui, questo ha 9 mesi di autonomia e dovete ricordarvi oppure scrivervi quando l'avete aperto e rispettare questa scadenza, soprattutto per le protezioni solari o comunque i prodotti per la pelle. Cera per i capelli l'ho utilizzata per la prima volta l'altra sera dopo che l'avevo acquistata mesi e mesi fa, non male, l'ho presa su Amazon. Questo spray per i capelli di pomelo che ha tantissimi anni, però vabbè, questo lo teniamo comunque, nutriente con sale e aloe per fare tipo le beach waves. Protezione solare 30 di Diego Dalla Palma, questa la teniamo. Questo è un termoprotettore, teniamo. Un altro prodotto per i capelli di Mulac da applicare prima della piega, teniamo. Questa basta, mi ha stufato, è un prodotto di Mario Badescu che ho travasato qui dentro, ma non mi piace l'odore e non mi piace com'è sul viso, quindi ciao. Scrub corpo in una size comoda da portare in viaggio, teniamo. Un dentifricio, non so perché sia qui, comunque al 96% di ingredienti naturali, lo porto in bagno. Questa lacca di H&M ha tutti i brillantini e la teniamo. Questo è uno spray al sale per fare sempre le beach waves. Questo è un leave-in, un balsamo leave-in, quindi non ha bisogno di risciacquo, comodo da portare in viaggio al mare, in spiaggia ve lo mettete su e lo lasciate agire. Crema autoabbronzante di Freshly, questa qui dovrei ricominciare ad utilizzarla visto che ci avviciniamo all'estate. Sempre di Freshly questo che è un olio illuminante, lo adoro, infatti si vede che è un bel po' utilizzato. Questo è il mio preferito, olio abbronzante con SPF 30 di Nuxe. Crema per il viso, questa qui la utilizzavo tantissimo, l'ho ricomprata varie volte ovviamente quando avevo l'acne, è apposta per le pelli a tendenza acneica, però purtroppo ce l'ho da tanto quindi va buttata. Liquido per le lenti a contatto da portare in viaggio. Un altro trattamento leave-in che teniamo, un'altra lacca, questo è per la crescita dei capelli, non era male, per i miei capelli crescono anche senza quello. Un altro shampoo secco di Aveda, questo lo teniamo che l'altro è finito. Acqua profumata di Bath & Body Works, buonissima. E questo spray sempre di Diego Dalla Palma, protezione 50, molto utile. Io ho i dermal e lo applico spesso lì intorno perché attraggono sicuramente più raggi del sole oppure nelle zone più sensibili, e quindi questo lo teniamo. Altra acqua profumata di Sol de Janeiro in mini size, questa crema mi era stata consigliata, l'ho provata, non mi piace per niente, infatti la regalo. Qui abbiamo un po' di goccine abbronzanti, ma a me fanno venire i brufoli, quindi le butto. Siero alla vitamina C di Kylie, non mi ricordavo neanche di averlo, ma penso che sia abbastanza vecchio, quindi dobbiamo buttarlo perché è scaduto. Un bifasico di Douglas, lo teniamo, e anche un tonico
tonico in crema idratante di Diego Dalla Palma, che non pensavo di avere, quindi questo assolutamente lo teniamo e lo proviamo. Questo molto interessante di Diego Dalla Palma da portare in spiaggia, perché è uno shampoo senza schiuma e senza solfati, ma che protegge il capello creando un film protettivo. Teniamo olio Diego Dalla Palma illuminante antisalsedine, perfetto da portare al mare. Se lo scuotete si mischiano le due parti e avete tutte le particelle brillantinate. Shampoo e balsamo mini size da portare in vacanza, va bene, li teniamo, li porto di là dove ho tutte le altre mini size. Questo è un olio per capelli protettivo illuminante, ne ho usato un sacco, solo che a un certo punto ha incominciato a perdere, quindi purtroppo non riesco più ad utilizzarlo, ne prenderò un altro e lo dobbiamo buttare. Mi dispiaceva troppo buttare l'olio per i capelli, quindi l'ho travasato qui dentro in modo che non perda più e possiamo utilizzarlo. Ora ci scriverò sopra che cos'è. Questa di Pretty Little Skin era dentro un calendario dell'avvento, è un po' simile a questo qui di Diego Dalla Palma, teniamo. Crema corpo di Victoria's Secret, buonissima, teniamo. E questo invece è un prodotto per capelli, oli purissimi, teniamo. Questo smalto, non lo so, potrebbe servire, ma non uso smalti io. Qui dentro ci sono prevalentemente campioncini, quindi mini size di creme o di profumi, che tengo qua in modo da averli a portata di mano. E c'erano anche questi prodotti, che però sono veramente vecchi, quindi li buttiamo. Gli ultimi prodotti per questo primo ripiano sono questa crema ricci, che non so perché io abbia, perché non ho i capelli ricci, però forse mi aiutava quando li facevo mossi, dovrei riprovare ad usarla. Questa acqua profumata buonissima di Bath & Body Works, teniamo. Creme per il corpo, questa di Kylie Skin, questa di Collister è pazzesca. Latte fondente sublime, la adoro. Questa invece è una crema per quando ho la pelle estremamente secca, aiuta a rigenerare, diciamo, la barriera cutanea. Questo invece è un autoabbronzante che però è troppo scuro per me e non penso utilizzerò mai. Un'essenza rigenerante all'aloe, teniamo. E questa crema sempre di Diego Dalla Palma, rassodante. In bagno tutti gli altri tre passaggi, quindi mi sa che la vado a mettere poi di là. Ok, anche questa parte è stata sistemata. Vediamo rapidamente che cosa c'è qui dentro. Solamente due prodotti. Allora, questa qui sapevo di averla e è la spugnetta che andremo a sostituire. Oh mio Dio, ma è enorme. E poi abbiamo anche questa crema solare protezione 30 che apriamo e mettiamo insieme alle altre. Ora possiamo utilizzare questa scatola per mettere tutte le mini size da portare in viaggio. Le altre ce le ho in bagno, quindi dopo le vado a recuperare. Le mettiamo tutte qua dentro, così so che cosa c'è e cosa non c'è. Questo cestino è pieno di prodotti formato viaggio, quindi adesso vediamo un po' che cosa c'è di interessante. Shampoo e balsamo sicuramente sono da mettere qui. Questo mini deodorante. Questo è il mio detergente preferito, spazzolino piccolino, trattamento leave-in, questo burro struccante di Elemis piccolino. E questa è l'ultima scatola di prodotti che ho in camera, poi ci dobbiamo spostare in bagno e vediamo se c'è qualcosa. Questi sono tutti in full size, probabilmente questa 100 ml, possiamo portarla, una maschera per i capelli. Sono tutte fragranze di Bath & Body Works, per esempio creme, gel doccia, insomma tutte cose buonissime. Alla fine ho messo anche queste lenti a contatto qui, che sono divise per gradazioni e poi una volta finite quelle nei cassettini sulla Makeup Collection posso venire a prendere. È quasi l'una, abbiamo finito tutto quello che riguarda la camera, dopo dobbiamo passare in bagno. Qui invece abbiamo tutto da buttare, divise in tre sacchetti, plastica, carta e vetro. Questo mobile del bagno è un disastro tutte le volte. E tra l'altro c'è da dire che io non uso neanche i prodotti che ci sono qui dentro, uso solamente il detergente. Non si sa come diventa un disastro. Cominciamo da questo lato dove ci sono i prodotti per i capelli. Abbiamo questa maschera alla banana di Garnier che è buonissima. Sempre maschera capelli, questa qui di Ico, quasi finita. L'ho
adorata. Questa l'ho comprata da Boots mentre ero a Dubai perché avevo i capelli secchissimi, ma non mi fa impazzire. È al cocco e mandorle. Questo scrub per il cuoio capelluto di Christophe Robin. Ne ho sentito parlare molto bene però ed è in full size, l'ho trovata in un calendario dell'avvento, mi pare quello di Look Fantastic, quindi teniamo. Autumn, perché non si sa mai, una scorta. In questa scatolina di Gucci Terme mi dimentico sempre di averla, ma ci sono tutti questi olietti per i massaggi. Dovrei sfruttarla di più, vedete, energia, leggerezza, eccetera. Questi due sono dei sieri per i capelli, però non riesco ad utilizzarli perché mi ingrassano un sacco la cute, perché appunto vanno applicate quello da giorno e quello da notte, quindi non so come utilizzarli. Qui dentro che cosa ci sarà? Ah, ci sono tutti i dischetti di cotone, quelli lavabili, gli altri sono da quest'altra parte. Sistemiamo anche gli altri che non utilizzo. Delle sfere per il bagno, hanno un profumo molto molto buono, dovrei finirle. Shampoo e balsamo di pomelo, li devo mettere nell'altro bagno perché di qui ho la vasca, di là ho la doccia. Proseguiamo con questa parte. Innanzitutto questo prodotto di The Ordinary, purtroppo io e i prodotti di The Ordinary non abbiamo un buon rapporto, quindi questo lo regalo. Una body lotion di non si sa che brand, però la teniamo perché è mini size. Siero alla vitamina C purtroppo penso sia scaduto, quindi dobbiamo buttarlo. Un olio alle mandorle. Questa maschera mi piaceva un sacco, non so perché sia qui, ma penso che anche lei sia scaduta. Non era così, non aveva questo colore. Anche questo scrub scaduto, fa anche un po' di acquetta. Detergente, questo qui per quando avevo l'acne. Purtroppo adesso ho altre esigenze, quindi non lo uso, tra l'altro è finito. Olio di ricino teniamo assolutamente. Questi olietti per capelli li teniamo tutti. Questo scaduto. Prodotti di Diego Dalla Palma che vi dicevo prima per il corpo, quindi li teniamo. Questo è uno scrub che però regalo, è praticamente nuovo, non l'ho mai usato. Vi faccio vedere dopo che scrub utilizzo io. Shampoo, il mini size di Aveda, lo metto insieme alle altre mini size. Questa non penso sia mia, comunque è una schiuma per i capelli. Lacca, altra lacca. No, questa è una mousse, scusate. Non sapevo neanche di averla. Qui abbiamo un bagno doccia e un latte corpo idratante. Detergente di Iepoda, questo mi era piaciuto un sacco. Quasi finito, dovrei finirlo. Due di questi Lash Bath che sono per pulire l'extension alle ciglia. Questo è un gel detergente sebo normalizzante e anche questo sebo regolatore. Probabilmente li regalerò a chi ha problemi di pelle. Da questo lato ci sono i prodotti che utilizzo un po' più spesso, per esempio questo peeling gel delicato, a differenza dell'altro questo è un peeling non meccanico e di conseguenza è molto più delicato sulla pelle. Poi i miei detergenti per il viso, ne ho una scorta. Quest'acqua micellare per quelle poche volte che devo struccarmi, questa è pazzesca. La compro probabilmente da quando ho 13-14 anni, sempre questa. Quest'acqua di rose, tonico rinfrescante, mi piace un sacco. Questi due, in realtà questo è finito, lo usavo per disinfettare i piercing. Pennelli che utilizzavo per applicare le maschere. Questo balsamo di Iepoda che però non mi piace, quindi lo regalerò. Questo prodotto invece mi incuriosisce un sacco, è un acido salicilico al 2%, un esfoliante per il viso e per il corpo. Sul corpo secondo me può aiutare in diverse zone. Sistemato tutto e questo ripiano l'abbiamo terminato. Qua ci sono degli asciugamanini piccolini e questi per struccarsi. Nel frattempo non l'ho ripreso perché non c'entrava nulla con il decluttering dei prodotti, però ho sistemato anche il secondo e il terzo ripiano, quindi è tutto in ordine questo armadietto. In definitiva questi sono i prodotti che ho selezionato da regalare e quindi li mettiamo via e poi li consegnerò.
Eccoci di nuovo qui alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia. Io sono super soddisfatta del risultato, è tutto in ordine finalmente, anche senza prodotti in eccesso. Se il video vi è piaciuto lasciate un thumbs up, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi. Io vi aspetto anche su Instagram e su TikTok come al solito. Se avete visto il video fino alla fine commentate con l'emoji del cuore rosa. Un bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!